Bene, un saluto a tutti quanti gli amici di androidblog.it ed agemobile.com. Come vedete, quest'oggi sotto la mia lente della videocamera abbiamo la scatola dell'Acer Liquid S1. Quindi andiamo ad aprirla. Il telefono l'ho già tolto, poi lo andiamo a vedere. Cosa quindi andiamo a trovare all'interno? Allora, troviamo qui il telefono che ho già estratto, poi troviamo il classico cavo USB, mini USB, troviamo poi un caricatore per il telefono. Qui sotto non c'è nulla, c'è solo il caricatore che però io ho estratto e ho messo fuori. Poi troviamo il manuale Acer Liquid S1, troviamo poi questa cover, poi ve la faccio vedere, la metto da parte. Troviamo altri manuali, altra roba diciamo di carta e poi troviamo le cuffie che sono un modello diciamo classico, non in-ear, con il tasto di risposta ma non in-ear. Bene, quindi togliamo la scatola. E parliamo a questo punto del telefono e parliamo anche di, come vi stavo dicendo, di questa cover. Così nel frattempo vi faccio vedere anche il telefono com'è all'interno. Allora, il telefono all'interno è fatto così: abbiamo due slot per la SIM e qui l'ingresso per la micro SD. Dietro, al posto di questa, posso anche andare ad inserire quest'altra che è bianca praticamente e quindi il telefono si vedrà in quest'altra situazione. Oppure, togliendo la bianca, rimettendo la nera, avremo quest'altra colorazione. Praticamente abbiamo la cover posteriore quindi già inserita all'interno della confezione. Bene, detto questo, allora direi che possiamo cominciare a parlare allora del dispositivo. Quindi, è un dispositivo con Android Jelly Bean all'interno e possiamo definirlo più che uno smartphone, lo definirei un tablet, visto l'ampiezza appunto dello schermo, che ha una diagonale da ben 5,7 pollici. Poi abbiamo una ampiezza, una lunghezza più che ampiezza di 163 mm per 83 mm per 9,5 mm di spessore. Inoltre abbiamo sulla parte superiore il jack da 3,5, sulla parte destra il bilanciere del volume che si distacca un pochino dalla cromatura, diciamo, che viene fatta. È bella questa linea, mi piace. Sotto abbiamo l'ingresso per il mini USB. Vabbè, qui abbiamo l'ingresso, diciamo, l'incurvatura per andare a togliere l'incavo per andare a togliere la cover. E dall'altra parte abbiamo invece il non chiuso bene la cover, abbiamo invece il tasto di accensione e di spegnimento. Davanti abbiamo il logo Acer, la capsula auricolare e sotto i tasti di menu, di opzioni, diciamo, di strumenti e di indietro. Dicevamo allora, uno schermo nel davanti da 5,7 pollici che è uno schermo HD IPS con 258 ppi. Detto questo, possiamo parlare allora del resto. Uno, il peso. Il peso sono 195 grammi e è un peso, diciamo, magari un pochino più elevato rispetto al solito, ma è un telefono che, vi ripeto ancora una volta, è praticamente un tablet, visto l'ampiezza, ed è anche dual SIM. La fotocamera che ho detto davanti è da 2 megapixel, quella dietro è da, invece, con il flash LED, è da 8 megapixel, realizza video in Full HD e nel frattempo parliamo anche della parte posteriore. C'è il logo DTS, quindi per la musica, abbiamo il logo Acer impresso con la placchettina di metallo e sotto qui abbiamo invece lo speaker. Quindi abbiamo parlato di tutte quante le parti del telefono, andiamo a parlare ancora di hardware, ma dal punto di vista diciamo interno, quello, diciamo, la parte che non si vede. Quindi abbiamo all'interno
Come ho già detto, Android Jelly Bean l'ho aggiornato, poi vedremo anche questo aggiornamento. Abbiamo l'antenna Wi-Fi, Bluetooth, non abbiamo l'NFC, e vabbè, la classica USB. Poi abbiamo un processore quad-core MediaTek a 1,5 GHz, 1 GB di RAM, 8 GB di memoria interna, che però sono espandibili tramite microSD. E come abbiamo visto prima, lo vado a riaprire, una batteria removibile da ben 2400 mAh. Bene, in più abbiamo anche la radio FM che non sempre si trova sui telefoni. Bene, direi quindi che per questa, diciamo, piccola anteprima del telefono riguardo l'hardware e tutto, direi di passare avanti e quindi di andare a vedere più in dettaglio il telefono e quindi il suo funzionamento. Andrei allora ad accendere il telefono. L'avevo già acceso, questa è la schermata di blocco, basta fare così e il telefono praticamente va a sbloccarsi. Parlando quindi di rete e funzionamento dual SIM, direi che sia per quanto riguarda il funzionamento dual SIM, sia per quanto riguarda la ricezione Wi-Fi, che per quanto riguarda anche la navigazione internet, quindi tramite la rete cellulare, direi che non abbiamo avuto nessun tipo di problema. Solo il Wi-Fi mi è sembrato essere leggermente meno potente l'antenna rispetto ad altri dispositivi, ma direi nulla di così trascendentale e comunque funziona molto bene. Detto questo, allora direi di andare subito in impostazioni e vi faccio vedere anche questa particolarità, magari la vediamo subito. Quando si schiaccia questo tasto e si tiene premuto, si apre una sorta di menu contestuale dal quale si può sicuramente accedere alle impostazioni, quello che volevo fare io per farvi vedere la gestione delle due SIM, però si possono aprire anche le mail, i messaggi, la galleria, la pagina dei profili, la pagina dello screen per fare screenshot, delle note, del calendario, e soprattutto abbiamo queste quattro applicazioni che si aprono in modo particolare. Ora vi farò vedere. Per esempio, se voglio aprire il Memo, praticamente posso aprirlo con questa finestra che in realtà non copre tutto il dispositivo, ma ne copre solo metà, quindi nel frattempo sotto io posso andare a usare il dispositivo e quindi usare poi sopra la nostra finestrina, che posso naturalmente anche andare a spostare quindi come mi pare. Quindi non so, sto facendo qualcosa, mi viene a prendere un appunto, scrivo, poi sposto, poi rimetto, quindi davvero una opzione particolare. Qua poi vabbè, c'è possibilità anche di salvare su SD oppure su memoria interna. Posso poi chiuderla, cioè non chiuderla, posso addirittura rimpicciolirla ulteriormente oppure reingrandirla oppure chiuderla premendo sulla X. Questa opzione è disponibile non solo per il Memo, ma è disponibile anche per la calcolatrice. Come vedete, qui ho la calcolatrice e io posso anche fare la stessa cosa di prima. Posso farlo però anche con altre due applicazioni che sono la fotocamera, e magari la fotocamera è meno utile perché magari quando vado a fare foto non mi serve uno schermo così rimpicciolito, ma può essere utile invece per la navigazione. Magari siamo su internet, stiamo avendo qualche indirizzo, qualcosa, possiamo aprire nel frattempo la navigazione e utilizzare la navigazione. Direi che è una buona feature. Nel frattempo mi sono dimenticato di andare in impostazioni, ci andiamo subito per farvi vedere appunto la gestione delle due SIM. È la gestione classica di Android, si può scegliere di disattivare tutte e due o tenere attiva una sola, chiamata vocale, messaggi, connessione dati e quindi quale scegliere tra le due. Nulla di diverso rispetto a già altri dispositivi dual SIM che abbiamo già visto. Purtroppo i tasti che sono qui sotto bisogna centrarli bene per andare a fare indietro, home oppure selezionare gli strumenti, perché purtroppo non sempre se si clicca vicino, vediamo, guardate, io sto cliccando vicino ma non succede nulla. Qui bisogna cliccare proprio dove si trova l'icona. C'è la possibilità del risparmio energetico, ma direi che non ho notato particolari problemi di energia su questo telefono. Direi che la batteria è più che performante, ci porta quasi sempre a sera tarda con un uso abbastanza medio intenso, direi. E invece, parlando di memoria, ho tolta la scheda SD che ho interna, appunto, ho una memoria di 8 giga, quindi gli 8 giga sono pieni, non sono 8 giga magari con utilizzo di qualcos'altro, quindi sono comunque 8 giga, che però poi formattati 8 giga, che però poi 2,55 vanno a occupare il sistema e il resto possono essere utilizzati per
appunto le applicazioni, il resto da installare e da mettere sul dispositivo. Infine, volevo solo farvi vedere una ultima cosa: uno, che c'è il programma di accensione e di spegnimento, posso decidere quando spegnere e accendere il telefono automaticamente. Due, l'info sul telefono, ho fatto l'aggiornamento e mi è passata la versione 4.2.2 di Android Jelly Bean. Detto questo, parlerei allora a questo punto di viva voce, quindi andrei, scusate se tolgo, ma devo andare a chiamare il servizio clienti e mi si vedono tutti i numeri in rubrica. Vado a chiamare quindi con Vodafone il 190, mettiamo il volume massimo, vediamo come si sente. Internet con smartphone, chiavette e tablet. Allora, direi che l'audio mi sembra di buon livello. Direi che ci sono un buon audio, quindi non ho notato particolari problemi, ecco, in viva voce. Quindi, ok, andando avanti, direi allora, già che stiamo qui, vediamo se è acceso il GPS sì, è acceso. Allora, andrei a provare a fare il test del GPS, vediamo quindi un pochino il telefono come si comporta nell'aggancio ai satelliti. Lasciamogli qualche tempo per trovarli, vediamo un po' se naturalmente è un tempo accettabile oppure ci mette un pochino troppo. Ricordo sempre quando faccio queste prove che comunque siamo all'interno, quindi fare un fix all'interno di una casa non è mai facile, magari fuori sicuramente sarebbe più comodo, però ci sono telefoni che prendono molto prima rispetto per esempio a questo Liquid S1, quindi è giusto anche in questo modo capire qual è la potenza di aggancio al GPS tra un dispositivo e un altro. Bene, direi quindi che questo dispositivo non ne vuole proprio sapere né di agganciarsi né di andare ad utilizzare i telefoni e quindi di conseguenza andare ad agganciare i satelliti, quindi di conseguenza direi di chiudere la nostra prova visto che il telefono non va. Andiamo avanti. E quindi direi di procedere con ulteriori prove. Direi allora di andare quindi sul nostro blog, sul nostro sito, su androidblog.it, vediamo un po' il telefono come si comporta quindi sul browser. Direi che l'apertura è stata abbastanza rapida. Come vedete, riesco a fare tranquillamente scrolling, tranquillamente i zoom vari, senza nessun tipo di problema. Vediamo anche il doppio tap, come funziona. Bene, è ripaginato direi ottimamente la pagina. Bene, bene. Allora, andiamo anche, facciamo un'altra cosa, andiamo su The Verge e facciamo la prova dell'ora lasciando aperta anche l'altra scheda, magari così forziamo ancora di più. Sforziamo ancora di più il telefono. Vediamo un po' theverge.com, vediamo se ci apre. Mannaggia, ci apre la versione mobile. Vabbè, andremo a richiedere allora la versione desktop. Vediamo se ce la prende anche da qui. Ok, benissimo. Quindi sta aprendo The Verge, vediamo quali sono i tempi di caricamento. Bene, direi buono, anche lo scrolling non male, quindi direi ottimo browser per quanto riguarda questo Acer Liquid S1. Allora a questo punto andrei a vedere anche un pochino le mail, vediamoci questa della PlayStation, mostra immagini, ecco qua. Le mail funzionano bene, in push nessun tipo di problema, il solito problema però è che la mail non viene vista tutta quanta sulla stessa pagina, ma bisogna andare a fare sempre destra e sinistra. Magari su questo dispositivo, avendo uno schermo più ampio, bisogna fare meno destra e sinistra, ma comunque il discorso è sempre lo stesso. Bene, allora a questo punto parlerei di fotocamera. Andiamo a parlare di fotocamera, mettiamo il nostro oggetto come sempre di prova e andiamo a scattare una foto. Prima di scattarla, vi dico un pochino di
di impostazioni. Primo, modalità acquisizione normale, poi si può scegliere tra panoramica, cattura sorriso, HDR, eccetera, scatto continuo, modalità di scenario, si può scegliere quindi per esempio notte, tramonto, eccetera, la risoluzione 8 megapixel è la massima, poi si possono scegliere anche le inferiori, schermo ampio, quindi se 16 noni o 4 terzi, l'esposizione, regolazione immagine, memoria, posizione e reimpostazione delle impostazioni predefinite. Lo zoom è qui sotto. E praticamente questa è la fotocamera. Andiamo quindi a fare la foto. Ok, secondo lui serve il flash, ma secondo me magari il flash non serviva. Comunque non è questo il momento di andare a vedere questo, ma direi subito di andare a vedere le altre foto. Questa che sarà scattata, diciamo, è stata scattata anche un po' in condizioni anche precarie. Stavo un po' girato così, quindi direi che non mi sono più che molto concentrato in questa foto, ma devo dire che la foto è venuta comunque bene. Andiamo avanti, vediamo quelle che abbiamo fatto. Queste sono foto che ho realizzato tramite lo scatto nel video, direi che sono venute abbastanza bene. È possibile infatti effettuare scatti anche mentre si sta riprendendo qualcosa con il telefono. I scatti invece che ho fatto classici al mio giardino direi che sono di buon livello. Se visti al PC magari hanno un pochino di rumore, ecco, quando vado a fare questo ingrandimento vedete come il spero di riuscire a farlo vedere come praticamente si perde di dettaglio nella foto. Quindi direi che le foto se non vengono troppo zoomate vengono bene, quando però si va a fare uno zoom particolare direi che sono un pochino impastate. Questa è una foto fatta di notte, in estrema condizione, quindi con luminosità davvero scarsa, anche qui in questo caso leggermente impastata, ma comunque su buoni livelli, visto che eravamo completamente all'oscuro. Nel frattempo questo qua è il video che ho realizzato, ce lo vediamo. Bene ragazzi, stiamo realizzando questo video con il Sennheiser Liquid S1, nel frattempo possiamo anche scattare foto, infatti proverò a fare anche uno scatto delle foto per vedere un pochino come va, e che dire di questo video? Quindi stiamo analizzando questo video per vedere sia l'adattamento alla luce, come va, anche per esempio per provare a fare un pochino di zoom per vedere quanto sgrana il dispositivo. Mi sembra che non sgrani più di tanto. Ok, avrà avuto un attimo un... Vabbè, insomma, questo era il video. Devo dire che il video non ha particolari problemi, vengono visti tranquillamente e vengono realizzati tranquillamente, quindi direi buona la fotocamera tutto sommato alla fine del dispositivo. Per quanto riguarda le foto, eccoci qua, direi che anche se andiamo, vedete gli angoli di visione, direi che di questo dispositivo sono più che buoni, non vedo grandi modifiche alla foto. Andiamo ad ingrandirla, ecco qua, questa prendetela diciamo come una palette di colori, poi andremo anche a vedere, ma lo schermo HD devo dire che ha delle ottime, questo schermo HD ha delle ottime potenzialità, quindi direi nessun tipo di problema. Magari su un dispositivo da quasi 6 pollici uno schermo full HD sarebbe stato forse ancora un piacere maggiore per gli occhi, ma devo dire che questo Acer Liquid S1 non ha davvero alcun da rimproverarsi dal punto di vista dello schermo. Per quanto riguarda il contrasto bianco-nero, direi che il bianco non è proprio bianchissimo, ma comunque siamo su buoni livelli. Il nero invece mi è sembrato abbastanza profondo, scusate per i riflessi ma non si può fare di più. Però non è proprio un nero nerissimo, ma comunque buono il contrasto. Per quanto riguarda invece la visione dei video, ci andiamo a vedere il 1080p. Nessun tipo di problema, anche quando vado avanti non ho nessun tipo di problema, quindi ottima la riproduzione dei full HD. Nel frattempo voglio vedere anche se il telefono mi riproduceva ok, gli MKV non li riproduce, non mi riproduce nemmeno di VX, ma gli FLV, ecco qua, come potete vedere, vengono riprodotti tranquillamente. Ok, bene, quindi anche da questo punto di vista direi che il telefono soddisfa alla fine le aspettative, visto che i Full HD vengono letti e anche il display ci è sembrato essere di buon livello. Ok, allora, avendo visto anche questo passaggio, direi di fare alcune ulteriori prove, per esempio di controllare se il telefono legge delle chiavette, quindi dispositivi
USB, lo andiamo a collegare e vediamo un po' se il dispositivo me lo legge. Vediamo un po'. Aspettiamo, diamo un attimo di tempo al dispositivo. Ma no, la chiavetta non mi lampeggia, quindi il telefono non è USB host. Detto questo, torniamo avanti. E a questo punto direi che di andare a parlare un attimo delle applicazioni che inserisce Acer su questo dispositivo e poi andiamo a provare Asphalt e chiudiamo qui la nostra prova. È presente, vabbè, qui HD Channel, che praticamente sarebbe una sorta di aggregatore di video migliori di YouTube. Poi abbiamo Acer Print per andare a stampare, Acer Cloud per andare a salvare le nostre file sullo spazio online di Acer, backup e ripristino, lo dice la parola stessa. Poi abbiamo Camcorder, un'altra videocamera rispetto a quella che è già presente di software. Poi abbiamo Currents, che è particolare, mi è piaciuto, nulla di trascendentale, però è un aggregatore di notizie più dei più importanti, diciamo, giornali italiani e non solo, e quindi direi non male, è buono. Poi abbiamo, vabbè, live screen, abbiamo intravisto per fare screenshot e lavorare sulle foto, e poi direi che abbiamo già detto quasi tutto. È presente Mood Agent per ricercare brani online, i profili dei brani online, Movie Studio per combinare video, orologio digitale e il widget che avete visto prima, sia in home page che nel blocco. Poi il profilo automatico abbiamo già parlato, permette di settare vari profili e poi di attivarli anche in base all'orario del giorno, anche automaticamente. Polaris Office per la visione di file, PDF, di Excel, eccetera. L'FM, televisione FM ho già parlato. E infine, scusatemi, ho cliccato. Infine, ecco, c'è Sketch che invece ci permette di fare un po' di roba, diciamo, di scritte particolari con frecce e appunto lettere e caratteri particolari, nulla di più. Allora direi di chiudere andando a provare Asphalt la nostra videoprova. Diamo il tempo al telefono di avviarsi. Partita veloce, annulla, scegli, ok. E direi poi di fare, sì, scegliamo la nostra Abarth come sempre. E qui niente, sì, facciamo gara, partiamo. Vediamo anche quali sono i tempi di caricamento. Abbasso un po', altrimenti non ci sentiamo. Vediamo quindi un po' come funziona Asphalt su questo dispositivo. Allora, diciamo che dal punto di vista dello schermo non ho alcun tipo di problema. Dal punto di vista anche della giocabilità, direi che non ho grossi problemi. Ho forse qualche piccolo rallentamento, qualche piccolo ritardo rispetto alla mia sterzata, ma diciamo che non mi impedisce di giocare. Ecco, forse non è fluidissimo al 100%, ma mi permette comunque di giocare tranquillamente a un titolo così importante e soprattutto così rilevante dal punto di vista della grafica. Direi quindi allora che Asphalt funziona, diciamo, a un 60%, 70% di godibilità su questo dispositivo. E quindi andiamo a trarre le nostre conclusioni. Un dispositivo che Acer propone intorno al prezzo di 299 euro, tra i, diciamo, i 300 euro bassi, scusatemi, i 200 euro alti, quindi 280, 290, 299, più o meno questo è il prezzo dell'S1. E che è un phablet con dual SIM, con importanti
caratteristiche che ci permette infatti di fare foto di buon livello, di giocare anche all'asfalto alla fine abbastanza bene, di andare sul browser con una certa rapidità e reattività e di utilizzare uno schermo comunque HD e così ampio. Forse il peso, il GPS e una reattività che poteva essere migliorata magari con 2 giga di RAM al posto di un solo gigabyte. E infine uno schermo magari HD che è di buon livello, non full HD però, e magari questo può essere una discrimina per non andare a prendere questo tipo di dispositivo, che però costa nettamente di meno rispetto a chi monta i full HD. Quindi rimaniamo allora in attesa dell'S2, di provare il Liquid S2 per vedere un pochino anche quali sono poi le differenze con questo modello. Direi allora quindi che è tutto. Un saluto a tutti quanti, Mauro degli Innocenti per androidblog.it e dejmobile.com. Ciao!